Che cos'è la percezione passiva e come si calcola? Vediamolo insieme qui su Dungeons & Cutsage. Una prova passiva è una particolare prova di caratteristica che non richiede alcun tiro di dado da parte del giocatore. Essa può avvenire in quei casi in cui una determinata prova di caratteristica viene ripetuta nel tempo, come ad esempio quella di cercare delle porte segrete in un dungeon, oppure quando il DM vuole determinare segretamente se i giocatori riescono a fare o meno un qualcosa senza appunto tirare i dadi, come ad esempio accorgersi della presenza di un mostro nascosto. Una delle prove passive più utilizzate è appunto la percezione passiva. Ma in che cosa consiste? Beh, per spiegarlo, cominciamo a spiegare la differenza che c'è tra una prova attiva di percezione e una passiva. Se si vuole cercare qualcosa attivamente, si fa una normale prova di caratteristica, quindi si tira il D20, si aggiunge il modificatore di saggezza e, se siamo competenti nell'abilità percezione, aggiungiamo il bonus di competenze. Tutto questo si contrappone alla CD determinata dal Dungeon Master, appunto perché noi stiamo cercando di percepire un qualcosa attivamente di nostra iniziativa. La percezione passiva, invece, è la nostra capacità di notare qualcosa mentre stiamo facendo tutt'altro. È appunto la nostra capacità di renderci conto delle cose che accadono intorno a noi o che sono nascoste ai nostri occhi mentre appunto stiamo facendo altre cose. Ma come si calcola la percezione passiva? La percezione passiva si calcola così. 10 più tutti i modificatori che si applicherebbero normalmente alla prova. Quindi 10 più modificatore di saggezza più siamo competenti nell'abilità percezione? Se sì, aggiungiamo il bonus di competenza, se no, il contrario. Quindi, supponiamo di giocare un guerriero di primo livello che ha 16 in saggezza, quindi un modificatore di più 3, e che è anche competente nell'abilità percezione. In questo caso, la sua percezione passiva sarà 10, che è il risultato fisso, più 3, che è il suo modificatore di saggezza, più 2, che è il suo bonus di competenza in quanto è competente nell'abilità percezione. La sua percezione passiva quindi sarà 10 più 3 più 2, per un totale di 15. Se questa prova viene fatta con vantaggio, si aggiungerà più 5 al risultato della percezione passiva. Se invece verrà fatta con svantaggio, si sottrarrà 5, appunto perché, come sappiamo, questa prova non richiede alcun tiro di dado. Ma adesso facciamo qualche esempio pratico. Il nostro guerriero sta camminando lungo un sentiero in un bosco e un ogre sembra intenzionato a seguirlo furtivamente nascosto dietro i cespugli, ma questo il nostro guerriero non lo sa. Il DM vuole determinare appunto se il nostro guerriero si renderà conto o meno della presenza di questo ogre. Ebbene, in questo caso il giocatore non tira alcun dado. Ma è il Dungeon Master che segretamente lancia il D20 per effettuare la prova di caratteristica per l'ogre, in questo caso di furtività, contrapposta a che cosa? Alla percezione passiva del nostro guerriero, appunto per determinare se essere notato o meno. Quindi, se otterrà un risultato pari o superiore alla nostra percezione passiva, l'ogre sarà stato abbastanza furtivo da non essere notato. Al contrario, con un risultato inferiore, il nostro guerriero noterà la presenza dell'ogre e il DM dirà un qualcosa del tipo: senti un rumore lì tra il bosco. Di norma, quindi, la percezione attiva è una prova che si fa intenzionalmente, di propria iniziativa da parte del giocatore, mentre la percezione passiva somiglia quasi a una CD che serve al Dungeon Master per determinare se il nostro giocatore si renderà conto o meno di ciò che gli accade attorno. Esistono ovviamente anche altre prove passive, come ad esempio quella di intelligenza indagare passivo per rendersi conto di alcune informazioni importanti, oppure come quella di saggezza intuizione passiva per rendersi conto del comportamento magari di qualche NPC. Il calcolo, come al solito, avviene nello stesso modo: 10 più tutti i modificatori necessari. Adesso sapete che cos'è la percezione passiva. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Ricordatevi inoltre di seguirci anche su Facebook e su Instagram, i link in descrizione. Grazie e alla prossima qui su Dungeons & Cutsage.